lo Stato si è avvantaggiato, il sistema paese, del super bonus. Quell'11% di PIL in 2 anni è stato fatto soprattutto a queste misure e adesso bisogna sbloccare i crediti incagliati. Aggiungo una cosa, col PNRR adesso il governo ha gettato una maschera, voleva nascondere una realtà che tutti sappiamo. Siamo in gravissimo ritardo nell'attuazione del PNRR. Bene, noi abbiamo detto siamo disponibili. Alimentiamo i crediti d'imposta per il super bonus e per transizione 4.0, col grande vantaggio che risolviamo il problema assolutamente morale, politico per queste persone e nello stesso tempo rilanciamo il sistema competitività e l'innovazione del sistema produttivo. Ne abbiamo bisogno.